Venerdì sarà la terza volta in Serie B tra Pescara e Lanciano. I due precedenti, con anneste polemiche relative al rigore partita dell'andata al Biondi, sorridono ai biancazzurri che poi pareggiarono in casa. In classifica tuttavia stanno meglio i rossoneri, era così anche lo scorso anno, che affronteranno la sfida dall'alto dei 23 punti contro 16. Sul rettangolo verde sarà poi un intreccio di tante emozioni, a cominciare dalle panchine. Da una parte Marco Baroni, il tecnico del Pescara che l'anno scorso proprio con il Lanciano sfiorò i playoff. Dall'altra Roberto D'Aversa, già giocatore biancazzurro che sotto la gestione Baroni era dirigente Virtus. Sul campo ci sono poi Mammarelle e Aquilanti, soltanto per citarne due, cresciuti ed esplosi con il Pescara. Ma la partita sarà sentita soprattutto dalle tifoserie, in particolare a Lanciano il popolo rossonero continua la corsa ai biglietti, finora ne sono stati staccati circa 700. La vendita continuerà fino alle 19 di giovedì, per cui c'è da aspettarsi di superare almeno quota 1000. I tifosi rossoneri, naturalmente dotati di tessera del tifoso, saranno sistemati in curva sud. Gli abbonati biancazzurri di quel settore accederanno ai distinti laterali. Chi non risiede nel comune di Lanciano potrà infine seguire l'incontro da qualsiasi altro settore, senza l'obbligo della tessera del tifoso.